Secondo me serve una storia. No, una ricerca. No, no, per me è l'idea. No. Perché? Perché se non fai una ricerca non sai cosa stai parlando. Ma che dici? Ma neanche senza l'idea. Ma neanche senza una ricerca. Fermi tutti. Servono tutte e tre. Storia, ricerca e idea. La nostra storia parte dalla mostra di Courbet, intitolata Courbet la natura, che si è tenuta a Ferrara, a Palazzo dei Diamanti, nell'autunno 2018. Questa mostra è molto importante perché finalmente è possibile vedere le sue opere in Italia dopo 50 anni. Ma come dipingeva Courbet? Beh, Courbet, vi dicevo prima che fu un artista rivoluzionario, no? Che diede un nuovo corso e diciamo, tra le peculiarità, tra le cose importanti che lui apportò e portò nell'arte del XIX secolo fu anche un inedito modo di lavorare sulla tela, cioè lui fu un sperimentatore, un artista che in qualche maniera cercò di svecchiare, no? di dare linfa nuova anche al modo, alla pratica pittorica stessa, e quindi a un certo punto della sua carriera lui, potremmo dire, quasi abbandona il pennello che usavano gli artisti neoclassici, romantici e tutti gli artisti che vennero prima di lui e cominciò a sperimentare adoperando altri strumenti come la spatola, quindi per conferire alla sua pittura un effetto di concretezza, no? La sua arte, la sua poetica era una poetica realista che voleva raccontare in questo caso la natura nella maniera più vera, più vibrante possibile, e quindi si servì di mezzi artistici, tecnici in questo caso, che erano confacenti, no? Per raccontare la sua poetica nella maniera più vibrante, più vera, più realista possibile. Quindi la spatola, ma anche i polpastrelli delle dita, anche gli stracci, cioè, quindi davvero fu un artista che uscì dall'Accademia, no? Uscì da quel modo di fare pittura scolastico, edulcorato e via discorrendo, e cercò di approcciarsi al medium artistico con una nuova visione, un nuovo modo di concepire, di vedere e di intendere l'arte. La nostra idea per rappresentare la vita di Courbet è stata partire dalla sua biografia, analizzare le sue opere, i momenti della sua vita, i luoghi della sua vita e, nel nostro caso, partire dalle persone influenti che lo hanno accompagnato nel corso della sua storia. Per raccontare una storia è molto importante fare una ricerca, quindi conoscere l'artista, la sua biografia e soprattutto la sua storia, ma anche i luoghi e i personaggi che l'hanno influenzato nella sua produzione artistica. Il nostro primo passo per realizzare dei buoni ritratti è stata la ricerca approfondita di dati reali. Nel nostro caso abbiamo ricercato delle foto riguardanti dei personaggi fondamentali della vita di Courbet. È importante però darsi anche dei limiti. Per esempio, noi abbiamo usato il tema della natura e soltanto il colore verde, che rientrasse in tutti questi disegni in comune. Il primo passo fondamentale per realizzare un buon fumetto è la composizione schematica, ovvero l'impaginazione delle tavole. Un ottimo esempio da seguire è la suddivisione della tavola in tre parti. Inoltre, se si vuole dare un ritmo serrato, e bene respingere il campo di ogni vignetta e man mano allargarlo nelle scene più tranquille, diciamo, di grandi spazi. Questi sono vari esempi di tavole realizzate da noi studenti. Un secondo punto per realizzare un buon fumetto è appunto basarsi su un dato reale, come per esempio una fotografia di un quadro che lui realizzò, e costruirci intorno un mini racconto, creare per esempio tre pagine di un fumetto dove ci possono essere un inizio, poi dopo un pezzo in cui viene inserita direttamente l'opera e una conclusione. E forza ragazzi, mettiamo a posto, sistemate tutti i disegni. Così Agata, hai un nuovo taglio di capelli? Ma... sì, quello che lo volete dare un'occhiata. Ehi, ma... Oh, cosa? C'è un libro. Una giornata con Gustavo, della mostra del Palazzo dei Diamanti. Ah. Ci sono le nostre illustrazioni. È vero. Questo è il mio. Che bello. Non ce l'hai però. Ci sono anche i nostri fumetti. Ah, questo è sempre tuo. Interessante questo. Questo è tuo invece. Questo è sempre di là. C'è anche il Palazzo dei Diamanti. Molto
bello. Di Tommaso. Proprio tutti quelli di Tommaso. Quelli di Tommaso. Guarda, è lo stesso. Questa è la vincitrice. Sì. Anche illustrato la bellissima copertina.